In materia di reclutamento, alla fine i partiti sono riusciti a trovare un accordo e la soluzione contenuta nel decreto legge 36 sembra riscuotere un buon consenso, sia fra le forze politiche sia fra i sindacati. Per andare in cattedra sarà necessario un percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU, da concludersi con una prova scritta e una prova orale con lezione simulata. Gli abilitati potranno quindi a quel punto partecipare ad un concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale, con prova scritta, orale e valutazione dei titoli. Si terminerà con un periodo di prova in servizio di durata annuale, con test finale e valutazione conclusiva. Le modalità di svolgimento di questi percorsi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 luglio 2022. Fino alla fine del 2024 ci sarà una fase transitoria che prevede l'ammissione al concorso per posti comuni di tutti coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU del percorso di formazione iniziale. I vincitori saranno assunti con un contratto a tempo determinato con l'impegno di completare il percorso universitario di formazione con altri 30 CFU. Come abbiamo detto, le forze politiche si dicono soddisfatte per l'accordo raggiunto. Sentiamo cosa dice in proposito Valentina Aprea, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Cultura della Camera. Noi siamo molto soddisfatti per le modifiche che abbiamo apportato, che abbiamo richiesto e ottenuto, condivise poi da tutta la maggioranza. Mi riferisco innanzitutto alla formazione iniziale, che vede per la prima volta il percorso di laurea affiancato, abbinato al percorso abilitante. Quindi per la prima volta sarà possibile formare una nuova generazione di docenti, laureati e abilitati in 5 anni. Per noi questo era dirimente, abbreviare e qualificare il percorso per la formazione di nuovi docenti. Apprezzamenti arrivano anche dalla Fondazione Agnelli. Ecco il punto di vista espresso dal direttore Andrea Gavosto nel corso della diretta organizzata dalla nostra testata proprio all'indomani del voto finale in Senato. Sulla carta sicuramente è tanto un grosso passo avanti rispetto allo status quo. Come sappiamo adesso si entra in aula addirittura tranne i famosi 24 CFU senza ne nessuna preparazione di natura metodologica alla didattica, ma solo preparazione di tipo disciplinare e soprattutto, a differenza della gran parte degli altri paesi europei, senza un tirocinio che permetta di effettivamente imparare la gestione della classe, le tecniche di insegnamento, eccetera. Quindi, da quel punto di vista, l'idea di strutturare un processo di formazione iniziale era, come dire, pone rimedio a un'anomalia terribile del nostro sistema e quindi da quel punto di vista è sicuramente positivo. Le critiche e i dissensi più pesanti riguardano la questione della formazione continua incentivata. I sindacati non sono per nulla d'accordo e considerano anzi questa parte del decreto una vera e propria incursione su una materia che dovrebbe invece essere, a loro avviso, riservata alla contrattazione sindacale. Sentiamo cosa ha dichiarato in merito ai nostri microfoni il segretario generale della FLC-CGIL, Francesco Sinopoli. Abbiamo detto il 30 maggio che avremmo continuato con la mobilitazione e lo stiamo facendo. Le modifiche al decreto sono molto limitate, non comprendo i toni trionfalistici dei parlamentari. Nei fatti si mantengono i tagli che vengono semplicemente spalmati. Qualche miglioramento sulla parte che riguarda il reclutamento, ma diciamo francamente gridare al grande risultato è davvero eccessivo. Io penso che questo decreto vada modificato radicalmente. Noi non crediamo che la battaglia finisca qui e rilanciamo in vista della legge di bilancio.
Giovedì 23 il provvedimento è arrivato alla Camera, dove si va avanti con ritmo spedito, anche perché si tratta di un passaggio puramente formale. Il decreto infatti andrà in aula lunedì 27. La conclusione è prevista per lo stesso giorno o al massimo per il 28. Non c'è tempo per discutere, il decreto verrà approvato con il voto di fiducia. Su tutto questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre lettere, i vostri commenti, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto.